4-1 tra accidenti e no all'arbitro. Tutte giovide avanti i ragazzi di capitan Francesco Vitiello. La sfida tra i due capitani, Vincenzo Vitiello, numero 2, maglia blu, e Francesco Vitiello, che ha appena calciato alto, maglia 9, in torre. Adesso è Vincenzo Vitiello, palla è per Ferraro, che poi viene fermato nuovamente. Vitiello si accentra, ora Vitiello carica poi all'indietro per un compagno, la palla adesso è per Iorio, altro sostituto, fermato in fallo laterale da Vitiello. C'è anche l'ottimo Fiorillo, il funambolo qui, che palleggia a bordo campo. Vitiello intanto recupera una palla, ora Iorio subisce fallo, anzi non è a fallo, era fallo laterale. Vitiello per Babà Esposito, ancora Vitiello, fermato in calcio d'angolo. Mette dentro, attenzione, una mischia, poi Ferraro, poi la possibilità di tiro, il palo, e si salva il portiere. Accidenti. Francesco Vitiello ancora, va via ottimamente in dribbling, calcia, colpisce un avversario, ancora Vitiello, fermato dall'altro Vitiello, il tiro rimpallato ancora una volta, fallo laterale, fasi confuse di gioco. Pronto fallo laterale Ferraro. Calcio d'angolo per gli accidenti. Battuto, la palla a spiovere, colpo di testa che però è velleitario, si perde sul fondo. Ripartono i no all'arbitro con Esposito. Esposito alza la testa, si accentra, cerca un passaggio in profondità per nessuno. Ma veramente, dai, però. Ripartono gli accidenti, lancio lungo per Ferraro, fermato da Vitiello. Ancora Vitiello. Bravo. Ottimo il numero, però la palla termina poi sul fondo. E seguiamo un altro rinvio, il portiere degli accidenti. Seguiamo quest'ultima azione, Vitiello, stoppa di tacco. Fermato l'altro Vitiello, la botta. Il portiere c'è in due tempi. Chiudiamo qui il nostro collegamento.